Il fischio di Maria Marotta, arbitro del match, con Marco Croce e Marco Orlando Ferraioli assistenti, quarto uomo Guido Verrocchi. Cross dentro di Andressa, il colpo di testa, la palla salvata sulla riga, rimane lì, ma è gol. La palla aveva varcato la linea di porta, ci sono le proteste del Sassuolo, arriva anche il cartellino giallo, ma la Roma è in vantaggio al 23° minuto. Cross molto interessante, il colpo di testa di Pirone, la palla salvata sulla riga, almeno sembrava così da parte di Filangeri. Evidentemente c'è stata la segnalazione dell'assistente, brava Pirone, come al solito a trovare il tempo, il colpo di testa, il vantaggio della Roma. Il secondo gol in stagione, fermata da un ottimo intervento di Lemay. Altro cross, stesso schema, palla sull'esterno della rete, ancora Bartoli, il capitano. Gli applausi della formazione giallorossa. Dopo il tocco di Andressa, Serturini può metterla dentro, arriva il cross basso per Pirone, la girata! Palla fuori di pochissimo. Ionna con il destro, la palla interessante, resta lì, può calciare con il sinistro! Il 2-0 della Roma al 48°. Dopo il cross di Ionna, ha provato a contrastare. Ancora Roma, Giuliano, buona la sua giocata, palla centrale per Ionna che prova a far da sponda per Pirone, la recupera Andressa, col mancino potrebbe calciare Andressa! La parata plastica di Lemay. È stato anche il tocco di Dubkova, questa invece è la bella parata. Dovrebbe cambiare moltissimo a livello tattico per la Roma. Intanto il tiro da fuori da parte di Parisi, pericolosissimo. Nella porta difesa da Ceasar, ma di poco. Colpo di testa Cantore, può calciare. Poi la palla resta lì, Irigucci, il sinistro, la parata da parte di Ceasar sulla conclusione di Benoit. Ionna, pallone dentro, poi la rovesciata da parte di Pirone, la risposta di Lemay, che giocata, bellissima, girata al volo e qui Lemay ci mette una pezza, davvero. Parte Benoit con il destro, palla decisamente alta sopra la traversa difesa dal portiere rumeno. E allora finisce così con la vittoria della Roma meritata 2-0.